Buongiorno a tutti voi, ben collegati. Questa è la conferenza stampa con Vasconcelos Gabriel. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego, Ciao Gabriel, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In Italia ogni anno sei stato costretto a cambiare squadra, a girare. A Lecce sembra che tu abbia trovato la tua patria, con queste prestazioni peraltro superlative. Ecco, come spieghi questo fatto nuovo, questo nuovo amore che hai trovato in città? E poi l'altra domanda è questa, in un'intervista fatta tempo fa dicesti che sei molto religioso e leggi la Bibbia. Ti è stata inculcata da ragazzo o è andata inserendosi di volta in volta nella tua vita questa religiosità? Allora, parto della prima domanda. Sì, quest'anno è per la prima volta che riesco a fare 2 anni di fila nella stessa squadra. È stata una fortuna farlo qua a Lecce perché sinceramente io e la mia famiglia ci troviamo molto bene, quindi è una cosa che fuori campo è molto bello perché siamo già adattati, abituati ai ritmi, ci troviamo bene in città e quindi è una cosa positiva, un'esperienza che mi è piaciuta, fare 2 anni di fila nella stessa squadra. Poi rispetto alla tua seconda domanda, no, non mi piace questa religiosità, questi discorsi. Io sono uno che credo sì, che esiste un Dio, che credo che esiste uno che ha creato tutto quanto, che ha il controllo di tutto. Poi credo che Dio, la parola che lo posso definire per me, è amore. E quindi cioè, io cerco dei principi, dei valori, quindi sono le cose che per me sono importanti. Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Gabriel, a Buongiorno. proposito di principi e di valori importanti, a Venezia ne hai messo un altro in campo importante, non sarà a livello della religiosità, ma per il Lecce è stato un altro mattone importante con quella grande parata sul Bocalon. Volendo fare la classifica dei primi tre interventi più difficili di questo campionato, riesci a darcela per No, difficoltà? no, difficile parlare di questo. Io preferisco parlare dei gol di coda, del gol di Petinare, quando Però sono. Coda, per esempio, preferirebbe parlare delle due parate, o Coda o qualche altro Va bene compagno. così, Qual è stata la più difficile? Quella di Bocalon è la più difficile. questo vuol dire che è una squadra che non è egoista, e questo sono principi che mi piacciono. Quindi io parlo dei gol di coda, di Mancoso, di Rodriguez, di Petinari, di tutti quanti, e viceversa. Pierandrea Casto, Salento Live 24. Ciao Gabriel, domenica incontri il tuo ex mister a Perugia Nesta. Cosa ti ha lasciato? Che ricordi hai di quell'esperienza? No, assolutamente ricordi positivi. Oltre a un campione dentro il campo che è stato il mister, con lui mi sono trovato molto bene. Facevamo un calcio propositivo, giocavamo da dietro e quindi era una cosa bella. E quindi niente, bello incontrare persone con cui sei stato bene. Giancarlo Castrignano, Radio Venere. Prego Giancarlo. Buongiorno Gabriel, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Al di là dei numeri di questo momento, e sicuramente è un momento chiave del campionato, il mister lo ha sottolineato dopo la vittoria di Venezia, c'è stata una grande solidità mentale, ha detto, e può essere questo diciamo, lo spunto maggiore per il Lecce proprio in questo rush finale? Speriamo, cioè io penso che comunque è un campionato molto difficile, molto equilibrato sin dall'inizio e quindi sarà ancora fino alla fine. E penso che sarà una somma di fattori che faranno sì che possiamo raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi il livello di concentrazione, di coesione, il livello di gruppo, la mentalità, il livello atletico, il livello tecnico, quindi io penso saranno una somma di fattori che faranno la differenza alla fine. Ecco. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce, prego Pierpaolo.
Buongiorno Gabriel. Buongiorno. Allora, nel silenzio della partita a porte chiuse, la tua voce è una di quelle che si sentono di più in campo. Ti sentiamo parlare spesso, guidare la difesa, dare indicazioni ai compagni di tutti i reparti, anche gli attaccanti. Considerando questo tuo modo di vivere la partita, oltre al fatto che fai parte della vecchia guardia reduce dalla Serie A, ti senti uno dei leader di questo gruppo nuovo e con tanti giovani? Grazie. Sì. Sì, perché cioè, sono qua da 2 anni, comunque insieme a tanti altri cerchiamo di coinvolgere i nuovi, i giovani, cerchiamo di dargli una mano, cerchiamo di farli ambientare, perché è stato come anche così quando sono arrivato in Italia. Mi ricordo quelli che quando sono arrivato al Milan mi hanno dato una mano, mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno dato una mano, e quindi quello per me ha fatto la differenza. E quindi, avendo imparato questo, io cerco di replicare. Ecco. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Sì, buongiorno Gabriele. Buongiorno. Io torno con la memoria alla partita contro il Chievo. L'azione del gol, del primo gol, il gol di Cristian Maggio, nasce da una tua apertura, diciamo quasi in scivolata su pressione del Chievo, a Meccariello, che viene pressato da Canotto, poi sul secondo tentativo riesce a imbastire l'azione. Ti chiedo, in quel frangente ti ha sfiorato l'idea di spazzare la palla in tribuna piuttosto che di cercare un appoggio così difficile? Perché, come dice il mister, spesso la differenza la fanno i dettagli. Allora, un episodio che poteva costare magari una critica, perché fosse andata male sarebbe stato diverso, è diventato il principio di un'azione da gol. Guarda, sinceramente la tua domanda è una domanda che non mi piace, ti spiego perché. Perché vuol dire che se uno prova a fare un concetto che è il nostro concetto da giocare da dietro, e tu dici se non va bene è già deve essere criticato, eppure se magari uno spazza la palla in tribuna dice va bene, non è successo niente. Qui stiamo, Gabriele, stiamo giocando con la fortuna, sto dicendo se fortuna, in quel momento penso... e ti ha sfiorato l'idea di andare più sul sicuro. Io sono molto contento che si faccia un calcio propositivo. No, ma non è questo il discorso. Io penso che una squadra deve avere delle idee, che sia calciare la palla lunga. Io già ho avuto dei allenatori che calciavamo la palla lunga, ma era un'idea. E non c'è una ricetta vincente nel calcio che tu dici è solo quella. L'importante è che tu abbia un'idea e tutti i 30 seguono quell'idea. Noi abbiamo un'idea e quindi le cose devono andare verso quell'idea. Tu non puoi un giorno la giochi, un giorno la calci, perché c'è quello là. Cioè, tu devi avere un'idea e quindi cioè, non posso andare dietro che no, ma perché se non ci sarà la critica. No, tu devi avere un'idea. E io penso che noi abbiamo un'idea e cerchiamo di mettere quello sul campo. Poi stiamo avendo dei risultati, poi può succedere che si può sbagliare come non si può sbagliare, però tu devi andare verso le tue idee, le tue convinzioni. Alessio Amato, Calcio Lecce, prego Alessio. Ciao Gabriel, buongiorno. Buongiorno Alessio. Volevo chiederti, tu nella tua carriera non sei mai andato tolte le giovanili al Cruzeiro, praticamente oltre le 2 stagioni di fila con la stessa maglia. Visto come insomma ti stai trovando a Lecce, non hai mai nascosto il tuo trovarti bene in giallorosso, pensi che possa essere questa la maglia giallorossa quella che possa starti più sulla pelle, non dico per tutta la tua carriera, però avere un ruolo ancora più importante? Grazie. Prego. No, è un discorso bello questo, però cioè, non me la sento di fare, perché è un discorso così importante che non voglio buttare parole al vento. E quindi se uno si deve esprimere in questa maniera, penso che deve essere proprio avere una certezza. Io ripeto, a Lecce mi trovo benissimo, per la prima volta dopo di quando sono arrivato in Italia, perché non è vero che non ho mai fatto 2 anni in una stessa squadra. Sono arrivato al Milan e ho fatto 2 anni lì di fila, e quindi però mi piace questa esperienza che sto vivendo a Lecce, mi piace molto perché la mia famiglia si trova molto bene, quello per me è fondamentale,
E quindi chissà il futuro, chissà quello che succederà, però intanto io, a me mi piace pensare al presente, oggi mi trovo molto bene sia dentro il campo che sia fuori, e quindi è un aspetto che mi fa sperare bene. Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport, prego Giuseppe. Ti chiedo, vediamo che hai il ginocchio fasciato da tempo, come stai, di che cosa soffri, e poi sei stato uno dei giovani sui quali il Milan ha investito tanto, e di giovani quindi hai un occhio particolare. Visto da dietro questo Lecce, tutti potremmo dire Hjulmand, chi è il giovane che ti sta impressionando, che ti sta sorprendendo per personalità? Ci sei passato anche tu e quindi sai che cosa significa vivere da giovane questa esperienza da titolare. Guarda, cioè, è bello quando vai dall'altra parte, no? Perché sei più maturo, riesco a rivedermi in certe situazioni e ripensare quando ero giovane, quando ero arrivato al Milan, e pensare a quelli grandi che mi hanno aiutato, tutto quanto, e quindi mi fa piacere poter aiutare quelli giovani che abbiamo qua in squadra. E ti dico veramente che abbiamo grosse potenzialità, abbiamo giovani forti, però c'è una linea molto sottile tra avere qualità e arrivare in alto, perché io penso che ci vuole tanti aspetti insieme che creano questo mix, che crea questo profilo che arriverà in alto. Quindi di qualità ce ne abbiamo, poi ci vuole la mentalità, ci vuole lo spirito di sacrificio, ci vuole la mentalità di lavorare, di sudare, di andare in palestra, di fare una vita sana per poi arrivare in alto. Quindi io penso che ne abbiamo di roba, spero che questi possano avere questa mentalità, perché veramente hanno potenzialità per arrivare in alto.